È tutto pronto negli uffici giudiziari dello Stato Città del Vaticano per la prima udienza del processo a carico di Paolo Gabriele e di Claudio Sciarpelletti. Domani, 29 settembre, in questo palazzo dove ha sede il tribunale, l'aiutante di camera di Benedetto XVI, rinviato a giudizio per furto aggravato, e il tecnico informatico dipendente della Segreteria di Stato, che dovrà invece rispondere di favoreggiamento, faranno il loro ingresso. Anche se è previsto che il processo possa svolgersi in loro assenza, è altamente improbabile che due non si presentino. Il processo è pubblico, anche se gli spazi ristretti permetteranno l'ingresso a non più di una ventina di spettatori, tra i quali 10 saranno giornalisti. Il collegio giudicante, che si riunisce da domani, è composto dal professor Giuseppe Dalla Torre, che in qualità di presidente condurrà anche il dibattimento, da Paolo Papanti Pelletier e da Venerando Maranno. Promotore di giustizia, così come in tutta la fase istruttoria, sarà il professor Nicola Picardi. Non è prevista una giuria. Il maggiordomo del Papa, Paolo Gabriele, sarà assistito dall'avvocato Cristiana Arru, unica rimasta in carica dopo il ritiro dell'avvocato Carlo Fusco, mentre l'altro indagato, Claudio Sciarpelletti, sarà assistito dall'avvocato Gianluca Benedetti. Paolo Gabriele ha già confessato la sua colpevolezza, ma non basta la confessione per una sentenza di condanna. Ogni sua affermazione, infatti, dovrà essere puntualmente riscontrata. Al termine delle udienze, di cui è impossibile al momento prevedere il numero, i giudici si riuniranno in camera di consiglio. Attorno al tavolo rettangolare siederanno insieme finché non emetteranno il verdetto. Promotore dell'accusa, come dicevamo, è il professor Picardi, che qui sentiamo all'apertura dell'anno giudiziario 2012. In nome di Sua Santità, Papa Benedetto XVI, dichiaro aperto l'anno giudiziario 2012. A conclusione di questa cerimonia mi sia consentito esprimere un ringraziamento a tutte le altissime autorità presenti. Mi è impossibile fare l'elenco, ma vorrei ricordare i sentimenti di gratitudine del Tribunale per questa presenza che certamente onora il Tribunale e attesta l'interesse per il suo lavoro. Piccoli furti, qualche scippo in Piazza San Pietro, fino al ciclone Vatilix, la vita del tribunale guidato dal professor Giuseppe Dalla Torre è scorsa piuttosto tranquilla. Pio XI, il cui quadro campeggia nella camera di consiglio, che funziona anche da studio nelle pause del processo, è il papa che ha istituito lo Stato Città del Vaticano. Di certo non immaginava che un giorno sul banco degli imputati ci sarebbe stato addirittura il maggiordomo di uno dei suoi successori.